grazie a tutti di essere intervenuti e sono sempre onorato e felice di tenere una conferenza in quello che è ritenuto il salotto buono culturale della nostra città. Ho preparato un testo scritto, ma stamattina pensavo che per essere nei tempi sarà meglio che io lo segua, e se avrò solamente il tempo farò un mix. Fondamentalmente ho diviso la mia relazione in tre parti, dove nella prima vi condenserò il concetto di arte ed estetica del nostro Tommaso, San Tommaso. E nella seconda parte farò una carrellata dello studio iconografico da me effettuato sulla figura del santo, essendoci stati alcuni vuoti storici come negli ultimi due secoli, per giungere infine a come io sia arrivato a raffigurare il grande santo con le sembianze che vediamo tutti in questa locandina, nel dipinto stesso, e che oggi è patrimonio della Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale. Allora, sentiamo spesso dire che l'arte avvicina a Dio, e qualcuno si chiede sul perché viene espressa questa locuzione, che è quasi divenuta un modo di dire. E allora vediamo insieme che cos'è il concetto d'estetica e dell'arte per Tommaso, che io sposo integralmente. La definizione dell'arte offerta dal nostro santo è molto chiara e semplice, e sappiamo che gli è dedicato ampia parte del problema dell'estetica e dell'arte nella Summa Theologiae. Tommaso scrive che l'arte è il modo ragionevole di fare alcune opere. La caratteristica fondamentale dell'arte è dunque la ragione e non soltanto il fare, ed è il solo creare secondo le norme della ragione che può dare origine all'opera d'arte. L'opera d'arte quindi è una creazione razionale, ma anche un imbrattatore di tele potrebbe procedere con una certa razionalità. E allora la semplice creazione razionale non può da sola essere sufficiente per creare un'opera d'arte, che deve essere anche bella. Qui si pone anche allora il problema di cosa sia il bello. E Tommaso ci dice: il bello è ciò che piace alla vista. Ma per vista Tommaso non intende solo uno dei nostri organi di senso, bensì un sentimento interiore che solo Dio può infondere, perché Dio è il creatore dell'idea, che è collaborazione tra l'artista e Dio, e quindi Dio che fa sì che ci sia la bellezza. Fondamentale per la bellezza di un'opera è la proporzione, delle parti, che determina l'armonia nel suo insieme. Per Tommaso si rimane affascinati ed avvinti nella contemplazione della bellezza, ancor prima che la conosciamo. Questa attrattiva diventa strumento di conoscenza, perché ci sprona a un'intelligenza del reale, cioè a una lettura in profondità. Ricordiamo che il termine intelligenza deriva per l'appunto da intus, leggere. Il piacere estetico quindi deriva dalla contemplazione dell'oggetto bello,
ed è un piacere senza interessi che non mira a un possesso. Il bello desta una potente attrazione proprio perché richiama alla verità e alla bontà dell'essere. È diabolico fermarsi solo al piacere che il bello produce, senza metterlo in relazione con l'essere, di cui l'opera d'arte è la sua immagine. Quindi il diabolico consiste nella separazione del particolare dal significato dell'universale. Un soggetto è bello quando nulla manca e nulla viene aggiunto a ciò che gli concerne, e dal punto di vista puramente formale rileva la perfezione che deriva dal possedimento dell'integritas, cioè della correttezza, e della proporzio che ho detto prima. E attraverso la claritas si fa strumento della conoscenza. La claritas, cioè luminosità e chiarezza, quindi si riallaccia alla consonanza, cioè l'armonia. È meglio, o meglio, costituisce un'altra specie della proporzione, nella misura in cui rappresenta il mezzo attraverso il quale la bellezza di una cosa, di un volto, di un paesaggio, si manifesta al soggetto che la percepisce. Difatti, seppur la cosa è ontologicamente predisposta alla bellezza, è necessario che per essere conosciuta tale venga focalizzata dal soggetto che la percepisce. Perché ciò avvenga, si deve necessariamente realizzare una nuova consonanza, cioè una nuova armonia fra soggetto ed oggetto. E questo è appunto la consonanza che si verifica, come detto, per mezzo della claritas. In definitiva, per Tommaso, il bello ha proprietà trascendentali che nulla tolgono all'essere, ma fungono come una sorta di angoli visuali attraverso i quali l'opera d'arte deve essere vista. Il problema del trascendentale è già visibile nella metafisica di Aristotele, ma diventa coestensivo di Dio, essere per eccellenza, essere perfettissimo. Il pittore dipinge su una tavola oppure su una tela, e lo scultore plasma la materia in una forma che è bella, che piace, colpisce chi lo guarda, ma colpisce anche il sentimento interiore. Esso diventa quindi il momento estetico. Diventa un'altra forma di conoscenza, perché nella forma è presente l'intervento divino, come detto, il raggio della luce divina che nel tempo stesso è verità, divenendo per tal motivo il momento teoretico. Quindi abbiamo un momento estetico e un momento teoretico. Questo doppio carattere dell'arte, pratico e teoretico, evidenzia l'influsso del pensiero aristotelico, materia e forma che corrispondono a potenza ed atto. La concezione di bellezza è quindi indiscindibile ed è legata alla divinità, e la relazione tra il bello e il trascendente sono il fondamento dell'intera dottrina estetica del nostro santo. La filosofia atomista afferma quindi che il bello
ed il buono nello stesso soggetto coesistono, si identificano, perché entrambi fondati sulla medesima cosa. La forma e il bello quindi riguardano la nostra facoltà conoscitiva. Belle infatti sono quelle opere d'arte che destano piacere. Ed è questo che apprendiamo anche nell'incontro con il sommo poeta Dante nel decimo capitolo del Paradiso, dove troviamo Tommaso che lo troviamo al quarto cielo, che è il sole, dove sono collocati gli spiriti sapienti. Per inciso ricordo che l'incontro con Dante è di una dolcezza infinita, dove anime sfavillanti donano un canto dolcissimo. L'opera d'arte ancora per Tommaso deve essere anche utile, e per utile Tommaso intende ciò che è buono. L'utilità non è quindi utilitarismo, ma sinonimo di bontà, per cui l'opera d'arte deve quindi ispirare azioni e sentimenti buoni. La creazione artistica, qualunque essa sia, quindi ha valore morale e pedagogico. Sul piano formale l'opera d'arte deve anche essere perfetta, e cioè portata a termine in ogni suo particolare. Quindi l'opera d'arte realizza la sua funzione, che abbiamo visto essere religiosa, pedagogica, morale, solo se piace, e cioè se viene contemplata dagli uomini. Una creazione artistica fine a se stessa, che aderisca astrattamente a canoni della bellezza, per Tommaso non ha senso, proprio perché l'arte deve ispirare nell'uomo buoni sentimenti e buone azioni, e tale bontà è un raggio della conoscenza divina. Quindi la bellezza di un'opera d'arte è un momento privilegiato di elevazione verso l'assoluto. Ed ecco spiegato perché l'arte avvicina a Dio. Dio con l'atto d'amore ha reso tutte le creature belle. L'artista divino, che è Dio, trasmette quindi una scintilla della sua trascendente sapienza agli artisti umani di ogni tempo, chiamandoli a condividere con il loro estro la sua potenza nel produrre dei bei suoni, delle belle poesie, dei bei dipinti e delle belle sculture. Si nota in Tommaso un certo progresso rispetto alla concezione estetica medievale, che non solo la troviamo nell'arte sacra, cioè in quella applicata a soggetti religiosi, ma rivaluta tutta l'arte se veramente bella e quindi utile nel senso di buona, perché proviene da Dio e rimanda a Dio. La concezione estetica di Tommaso continuerà a influenzare i secoli successivi fino al nostro Novecento. Finisco questa mia parte dicendo che la missione dell'artista è quindi fortemente pedagogica, perché mette in contatto gli uomini con la bellezza, che ritrovando il suo momento più elevato nell'arte sacra è direttamente emanazione di Dio. E passo subito alla seconda parte. È a nostra conoscenza che nel XVI secolo, epoca in cui visse San Tommaso d'Aquino, la pittura italiana era ferma o legata a rigidi manierismi bizantini, che non prevedevano una somiglianza tra l'effigie e il soggetto. Il primo che sentì il bisogno di modificare questo atteggiamento ieratico e poco veritiero fu il Cimabue, seguito poi poco dopo da Giotto.
insieme cambiarono questa pittura in una più naturalistica e corrispondente alla realtà. Ed è proprio a Giotto che si attribuisce la prima immagine realistica di San Tommaso, all'incirca del 1303, quindi quasi un ritratto del santo che si era spento nel 1274, quindi 30 anni dopo. Ma purtroppo non ne rimane più traccia. Il Vasari scrive che il suo affresco era nella chiesa di Santa Caterina a Rimini, dove San Tommaso teneva lezione ai suoi frati. Ma l'intonaco di questo affresco, frammentato già nell'Ottocento, ha ceduto completamente, quindi oggi manca quasi l'unica effigie del santo filosofo e teologo. Il primo dipinto che è a nostra conoscenza fu di Francesco Taini, che eseguì una tempera su tavola del 1345, esistente presso la chiesa di Santa Caterina a Pisa. In essa è raffigurato San Tommaso con aureola in trono, con ai due lati Aristotele e Platone, ed in alto i quattro evangelisti con San Pietro e San Paolo. Come potrei non citare anche gli affreschi di Andrea Bonaiuti, a circa 100 anni dopo la morte di Tommaso, e precisamente è un trionfo, è un affresco databile 1366-1368, che è nella cappella degli spagnoli, nella chiesa di Santa Maria Novella a Firenze, la cui iconografia mostra San Tommaso in trono, con in alto un gruppo di angeli, e alla destra sono raffigurati San Paolo e i quattro evangelisti, e a sinistra Mosè, Giobbe, David, Salomone e Isaia. Nella sua opera Summa contra Gentiles, San Tommaso esamina tutte le varie dottrine, criticando i gravi errori contro la religione cattolica, e per tal motivo sotto il trono troviamo tre figure che lui reputa eretiche, cioè Ario, Averroè e Sabellio, che rappresentano quindi gli errori teologici e filosofici confutati dal santo. E ancora nella fascia inferiore vediamo 28 figure. Questa del Bonaiuti è un'opera immensa, di una bellezza infinita, e mi devo scusare perché il tempo a disposizione concesso non mi permette di poterla illustrare bene. Altri artisti nel tempo si sono adoperati a illustrare l'immagine del nostro santo, e annoveriamo fra quelli più rappresentativi il Beato Angelico, che è un domenicano pittore che nel 1442 affrescò il convento di San Marco a Firenze. Filippo Lippi, che fece un affresco databile 1488-1493. Questo si trova nella chiesa di Santa Maria sopra Minerva a Roma, e in questa chiesa ci sta anche il terzo Cristo portacruce Giustiniani del Michelangelo. Benozzo Gozzoli, con un altro trionfo databile 1484, tempera a tavola, che è nel museo del Louvre. Sandro Botticelli, con una tela presso la Cappella Sistina, databile 1445-1510, che sembrava raffigurare nei panni del santo Aguinate lo stesso Papa Sisto IV. Ricordiamo che Papa Sisto IV era il genovese cardinale della Rovere, Francesco della Rovere.
Poi teniamo Davide il ghirlandaio, che sempre su commissione di Papa Sisto IV collaborò alla decorazione della Biblioteca Vaticana, dove vediamo San Tommaso che tiene un cartiglio con la scritta Sacre Doctrine Finis Est Beatitudo Eterna. Questa è databile 1481. Come non potrei parlare dell'opera che vede San Tommaso in età giovanile del Guercino, che ammiriamo in una pala nella chiesa di San Domenico a Bologna, databile 1662, come detto, e mostra Tommaso giovane vicino a uno scrittoio con la penna e intorno a sé degli angeli. Ci sono altri autori come Francesco Zurbaran con un'opera databile 1631 che troviamo al Museo delle Belle Arti a Siviglia, Marco Antonio Franceschini con un'estasi del santo del 1699. Bellissima è un'opera di Diego Velázquez, una tela databile 1631 che la troviamo al Museo del Prado, la cui immagine mostra la storia della prostituta offerta a San Tommaso e da lui allontanata e gli angeli che gli porgono una cintura della purezza. E a Napoli troviamo Luca Giordano con una opera presso San Domenico Maggiore a Napoli. E annovero per non tediarvi con una sterile enunciazione di opere, solo quelle di Francesco Solimena, detto l'Abate Ciccio, dove vediamo delle opere nella nostra chiesa qui a San Giorgio, che con Madonna, con Bambino in Gloria e San Tommaso raffigura il nostro santo inginocchiato davanti ad una lapide, con in alto sulla sinistra la Madonna con il Bambino e sulla destra due angeli, figura ricorrente del nostro Solimena. Ricordo per inciso che ho evocato una sua tela che era a Palazzo Ducale a Genova, nella sala del Minor Consiglio, che fu distrutta in seguito a un incendio nel 1777 ed era il massacro dei giovinetti giustiniani di Chios. A settembre scorso, quindi, a Palazzo Ducale, con una mia enorme tela, si è tenuto un evento importante nelle giornate del patrimonio, con un argomento simile, dove io ho mostrato questi giovinetti martiri giustiniani di Chios accolti da Gesù alle porte del Paradiso, presenti alcuni santi, beati e vescovi domenicani della nostra famiglia giustiniani. Ricordo un altro dipinto del Solimena che del 1735 che vede il santo in età giovanile e trovasi presso il complesso San Domenico Maggiore, dove è stata aperta al pubblico la cella del santo, che è vissuto nel periodo napoletano ed è perfettamente visitabile. Passo all'ultima parte, che è la terza parte, dicendo: allora, ci si chiede quale doveva essere il mio atteggiamento etico nel raffigurare uno dei più grandi teologi e filosofi del nostro passato. Considerando che nessuna delle opere
che ho descritto, tutte diverse fra loro, anche giocando con l'età del soggetto stesso, non potevano essere considerate come raffiguranti le sue reali fattezze. I suoi tratti somatici sono stati tramandati nel corso di alcuni secoli sulla base della grande biografia di Guglielmo di Tocco. E lui lo vede come un uomo di statura imponente, nel voluto, forse un po' in carne, un po' in sovrappeso, un po' calvo e dai capelli biondi. Afferma ancora lui, aveva gli occhi che mostravano chiarezza, completamente astratti dal mondo, aleggianti allo spirito contemplante, ma sempre riflettenti il suo spirito di luce nella nuova conoscenza. E quindi è lo studio del personaggio e l'umiltà che deve essere sempre in ognuno di noi che mi hanno portato alla mia soluzione pittorica. Senza essere un copista, man mano la sua figura si andava concretizzando, come quasi sempre avviene in me in modo onirico, sulla mia tela e nell'ambiente del suo tempo, il XIII secolo, rimanendo saldamente pittore contemporaneo del mio tempo. Per cui il mio Tommaso è lì, in un angolo della sua cella, con il suo atteggiamento abituale, come Guglielmo di Tocco e lo stesso Dante ci dicono, dietro il suo scrittoio, con lo sguardo pieno di luce, quasi in estasi, rapito dai suoi profondi pensieri, che da lì a poco diventeranno i nuovi concetti che apriranno i cieli del sapere al servizio della dottrina teologica e della visione della Chiesa Cattolica. E quindi io lo rappresento così, in un ambiente oscuro ma pieno di luce, dove candele accese e spente nel corso della ricerca vespertina e serale suggeriscono le risposte in parte già ottenute e la lunga strada ancora da percorrere. Pochi umili oggetti sono davanti a lui, un foglio sullo scrittoio ed altri pronti ma ancora da scrivere, ma già illuminati dalla candela o dalla luce dei suoi occhi. In un angolo uno dei suoi volumi della Summa Theologiae che egli dovette interrompere alla questione 90 della terza pars. Vi è sopra un rosario, quello che San Domenico chiamò corona di rose di Nostra Signora, quando la Madre Celeste apparve al Grande Santo nel 1208 nel convento di Proville. Finisco. La fede è un faro che fa vedere lontano, anche al buio, ma se aiutato da un piccolo lume, che è la ragione, di certo non farà vedere cose contrarie, ma anzi amplificherà la nostra conoscenza facendola volare verso l'alto. Intelligo ut credam et credo ut intelligam, ci ripete il mio Tommaso con Sant'Agostino. Questo è il messaggio di questo dipinto. San Tommaso d'Aquino sta definendo il suo capolavoro Summa Theologiae a Napoli, dove ho detto in quella cella, primo anello della lunga catena di ricerche e che oggi si continuano nella sezione San Tommaso
della facoltà teologica dell'Italia meridionale. In conclusione e termine del santo e teologo San Tommaso d'Aquino mi fa pensare che il sogno che ora vedo nel suo sguardo, che forse è il riflesso del mio, va al di là della realtà e si tramuti in un'intensa attività onirica per sognare verità e per rielaborare, prima di mettere l'inghiostro sul foglio bianco, il suo pensiero, che si dibatte come tra due sponde della fede in Dio e della ragione. Da qui il titolo dell'opera, San Tommaso d'Aquino, rapito tra fede e ragione. Concludo osservando io la mia opera, che sono fermamente convinto che non guardiamo noi un dipinto in cui il pittore ci presenta un personaggio, ma si guarda un dipinto dove il pittore ci contempla, si percepisce una circolarità che va dal pittore a noi e da noi alla scena rappresentata, che non è quella che il pittore vede. Grazie per l'attenzione. Molto bello, molto bello. Mi piace il triangolo tra l'artista, il quadro e l'osservatore. Del resto l'abbiamo detto già prima, cioè l'opera deve trasmettere, l'opera in sé per sé è il frutto dell'artista, quindi è chiaro che si crei questa circolazione. Adesso vorrei passare subito la parola alla dottoressa.